Per la prima volta la città di Carrara scende sotto i 60.000 abitanti. Residenti in fuga e saracinesche abbassate, con oltre 200 attività commerciali sparite in meno di 10 anni. Questi dati più preoccupanti emersi durante il convegno organizzato dalla Camera di Commercio Toscana Nord. È il peggior andamento tra tutti i comuni più grandi, tra La Spezia e Pisa. Le cause nascono da lontano, nascono inizialmente soprattutto dalla parte demografica. Da questo noi abbiamo visto che negli ultimi 20 anni, nell'ultimo decennio, c'è stato un calo consistente della popolazione su Carrara. Aspetti positivi sono legati alle potenzialità che ha questo territorio e ne abbiamo individuate tre fondamentalmente. Una, l'Accademia, con nel 2022-23 gli iscritti sono stati quasi 1.200. Secondo elemento, l'aspetto culturale, che è fondamentale. Terzo elemento, il turismo. Aspetti positivi su cui far leva per ripartire ricostruendo il tessuto economico della città. Ci sono anche possibilità per ridare, tentare di ridare con rilancio di su Carrara. Abbiamo parlato dell'Accademia, l'Accademia di Belle Arti, famosa dico in tutto il mondo. L'altra possibilità più tecnica, come abbiamo chiesto dico ieri alla pubblica amministrazione di Carrara, è quello di istituire un'apposita commissione al fine valutare tutte le possibilità che possono esserci per rivitalizzare la città.